Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti a tutti quanti al nostro nuovo webinar appuntamento settimanale accademico. Diciamo che è un pochettino di tempo che non ci siamo visti, più o meno una settimana, anche perché abbiamo avuto il campionato nazionale Pizzadoc, che è stato un evento veramente spettacolare e grandioso. Io sono Armando Scalella, tecnico istruttore dell'Accademia Nazionale Pizzadoc, sono il coordinatore per quanto riguarda il discorso e i webinar settimanali accademici che abbiamo fatto fino ad oggi e che continueremo a farli anche più avanti. Non abbiamo trattato argomentazioni, ripeto, per una settimana abbondante, però adesso riprenderemo tranquillamente quelle che sono state le argomentazioni tralasciate la settimana scorsa. Oggi voglio trattare con voi un argomento molto importante e interessante che si allega con quello che è il periodo che sta appunto per trovarsi in un certo senso, cioè quello del Natale, il periodo natalizio. E perché c'è un'argomentazione che si correli? Sì, c'è quella della pasta madre, perché la pasta madre è la parte fondamentale che si utilizza per sviluppare dolci natalizi e lievitati natalizi, che ovviamente hanno bisogno di molta cura, lavorazione e gestione sfruttando quella che è la pasta madre. Quindi oggi con voi andrò a trattare quelle che sono le particolarità del nostro lievito madre che deve poter sviluppare e avere per poterci dare prodotti fantastici per quanto riguarda soprattutto quelli del periodo natalizio, che conosciamo molto bene, sono in primis il panettone e il pandoro. Prima di cominciare con l'argomentazione, io vi invito tutti quanti a lasciare un bel like al video, un commento, una vostra considerazione personale in merito a questa argomentazione che andrò a trattare oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, scrivetemi sia nel gruppo su WhatsApp che in privato, non mi stavo impicciando, per farmi sapere come il webinar e per qualsiasi, diciamo, dubbio, perplessità o incertezza in merito all'argomentazione. Io vi invito tutti quanti ad iscrivervi a quelli che sono i nostri corsi, eventi accademici che noi organizziamo e programmiamo settimanalmente e anche mensilmente per quanto riguarda una formazione continua e una conoscenza appunto che non ha mai fine inerente al campo dell'arte bianca. Voglio ricordarvi che fra 2 settimane ci sarà il master istruttore che appunto potrà dare l'opportunità a tutti quanti le persone, amatori professionisti, di potersi creare un percorso inerente a quello che è il formatore. Il formatore che è una figura professionale che si correla tranquillamente a quello che è il professionista anche del settore dell'arte bianca, che appunto fino ad oggi ha sempre fatto il pizzaiolo a livello pratico. Questa opportunità può dargli modo di poter sviluppare la parte tecnica e teorica per poterla sviluppare come formatore. Adesso non ritagliamoci più tempo ed entriamo nel nostro argomento per quanto riguarda la pasta madre. Allora, la pasta madre che cos'è? La pasta madre è un insieme di microrganismi spontanei che praticamente riescono ad attecchire su una pasta, oppure siamo noi stessi ad inserirli all'interno di un impasto, per esempio sfruttando quella che è la fermentazione spontanea di un composto realizzato con frutta o verdura. È l'inserimento oppure lo sviluppo di questi microrganismi all'interno di questo impasto che riescono col tempo a poter sviluppare assieme in maniera appunto bilanciata e perfetta, dando vita a quello che è un lievito veramente straordinario che può riuscire a sviluppare impasti con delle texture, dei profumi, degli odori e delle qualità veramente eccezionali, che superano tutte quelle che sono le aspettative che invece dà il classico e utilizzato lievito di birra. Ovviamente con la pasta madre si possono raggiungere risultati veramente straordinari in merito appunto alle alveolature, alle strutture, alle qualità della mollica del prodotto stesso, dei suoi sentori, odori e anche sapori che va a sviluppare all'interno. Il lievito madre ha un'origine veramente antichissima, c'è sempre stato il lievito madre perché appunto può provenire tranquillamente da quella che è una fermentazione spontanea e in passato la fermentazione spontanea avveniva tranquillamente anche nel momento in cui si andava ad impastare il pane, dove magari mancava la parte del lievito, dove magari mancava appunto, oggi non abbiamo questo problema, ma prima dove mancava questa parte di lievito veniva sviluppato tranquillamente nell'impasto che veniva realizzato e poi lasciato fermentare in maniera spontanea, perché
non dobbiamo mai dimenticare che alla fine tutto questo sviluppo può avvenire col tempo, con le temperature che ovviamente ci possono accompagnare, ma soprattutto con la parte microbiologica che attecchisce nella farina, sul grano e che poi trasportiamo tranquillamente nel nostro composto finale. Il nostro composto finale funge da nido per poter sviluppare questi microrganismi. E questi microrganismi, una volta che cominciano a sviluppare, riescono a potersi bilanciare, a potersi coordinare assieme per poter portare avanti gli sviluppi della pasta e gli sviluppi appunto degli impasti a cui viene inserita questa pasta madre. Quindi, quando noi parliamo di lievito madre, parliamo di un grosso insieme, di un grosso quantitativo di microrganismi che stanno sviluppando e lavorando assieme in maniera coordinata, in maniera bilanciata, senza recarsi danno l'un l'altro. E questa è un'altra cosa molto importante. Quando diciamo che appunto il lievito madre sviluppa, i microrganismi sviluppano in maniera coordinata, senza provocarsi danno a vicenda, questo è dato dal fatto che la pasta madre appunto sviluppa col tempo. Questo tempo serve a poter scegliere, in un certo senso, avviene questa scelta, questa successione di microrganismi che riescono a sopravvivere e che riescono a poter convivere assieme in parte e possono riuscire a riprodursi e a sviluppare senza problemi di potersi danneggiare. Quindi che cosa succede nel tempo in cui noi andiamo a sviluppare la pasta madre? Che parte di microrganismi, parte microbiologica andrà a sviluppare e andrà a confermarsi all'interno del lievito madre, e invece un'altra parte non riuscirà a sviluppare e appunto andrà fuori in un certo senso da quello che sarà l'insieme del lievito madre. Proprio per questo, quando si va a sviluppare un lievito madre, ci vuole il tempo. Ci vuole il tempo perché in questo tempo da tutta la grande miriade di batteri e di microrganismi che vanno ad attecchire, ne rimarranno appunto solo alcune che formeranno quello che si chiamerà il ceppo batterico. Il ceppo batterico è quello che permette di far capire, quando andiamo a utilizzare questa pasta madre, che abbiamo sotto le mani o davanti a noi un composto che lavorerà in maniera bilanciata. Il ceppo batterico si sviluppa e si conferma in una pasta madre dopo tot tempo. Questo tempo viene stabilito nel momento in cui la pasta madre comincia ad avere uno sviluppo e un rigenero costante in tempi predefiniti che cominciano ad essere sempre più simili senza doversi differenziare, ovviamente utilizzando sempre la stessa gestione. Quando vediamo che la pasta madre comincia a stabilizzarsi, comincia a gonfiare, a sviluppare in maniera tranquilla e sempre controllata in un certo senso, volta per volta, vuol dire che si è raggiunto un equilibrio, si è raggiunto quella che è la stabilità della pasta madre. Quindi vuol dire che il ceppo batterico si è confermato all'interno di questo composto e che potrà cominciare a sviluppare e a lavorare senza nessun problema. Quindi formare il ceppo batterico, cioè permettere che il ceppo batterico possa formarsi e sviluppare all'interno della nostra pasta madre, è importantissimo. Ed è proprio quello di cui noi abbiamo bisogno quando andiamo a formare la nostra pasta madre. Ma ovviamente alla base, come si forma una pasta madre, possiamo partire in due modi: attraverso una fermentazione spontanea, perché comunque la fermentazione spontanea va a sviluppare parte microbiologica dalla fermentazione naturale di vegetali, frutta, verdure e quant'altro. Oppure attraverso la formazione di un impasto solamente di acqua e farina, magari con un innesto che può essere l'acqua di una frutta, l'acqua a cui mettiamo a bagno la buccia di una frutta. Perché la buccia? Perché la buccia è il substrato dove i microrganismi vanno ad attecchire in maniera naturale e sono presenti. Mettendo a bagno la buccia all'interno dell'acqua, come viene spiegato in ogni video, si va a raccogliere tutta questa parte microbiologica, a mantenere all'interno dell'acqua e poi ad inserire all'interno dell'impasto. Inserire microrganismi all'interno dell'impasto faciliterà ancora di più lo sviluppo di questa pasta madre, di questa appunto prima pasta madre che poi andrà mano a mano a sviluppare. I microrganismi o li andiamo ad inserire in questa maniera, utilizzando acque tra virgolette contaminate in positivo da questi microrganismi, oppure facendo semplicemente un impasto e lasciandolo fermentare, lasciandolo sviluppare
senza appunto parte microbiologica all'interno, ma appunto con la parte microbiologica che andrà ad attecchire sulla parte esterna. Perché ovviamente i batteri sono presenti in tutte le parti, cioè dove viviamo, c'è presenza di batteri e di microrganismi. E questi microrganismi, andando ad attecchire su questa pasta dall'esterno, cominceranno a sviluppare piano piano e ad avere poi, dopo un tot di tempo, una parte microbiologica sviluppata. Queste sono, diciamo, le modalità di poter sviluppare una pasta madre e di poter sviluppare quello che è il nostro nido microbiologico. Una volta sviluppata la pasta madre, una volta innestato quello che è il nostro ceppo batterico, abbiamo la certezza che la nostra pasta madre potrà sviluppare in maniera molto tranquilla all'interno dei nostri impasti. Ma raggiunto questo obiettivo, dove dobbiamo cominciare a dover lavorare e a dover, diciamo, coordinare tutto quello che facciamo attraverso la consapevolezza di come poter gestire l'acidità organica che viene prodotta all'interno della pasta madre. L'acidità organica viene prodotta non solo nella pasta madre, ma anche per quanto riguarda il saccaro miceta, quindi anche del lievito di birra. L'acido organico è quello che è lo scarto che viene prodotto durante lo sviluppo e la vita dei nostri microrganismi. Questo acido organico però è molto importante e fondamentale per quanto riguarda la vita e lo sviluppo dei nostri microrganismi, ma bisogna fare attenzione perché, così come è importante per tutti questi punti e dettagli, è anche importante poterlo dosare e controllare quando appunto lo si va a gestire. Quindi ci siamo concentrati su come poter creare il nostro nido microbiologico, ci siamo concentrati su quelle che sono delle particolarità che devi avere, ci siamo concentrati su un altro punto molto importante che riguarda appunto l'acidità organica e adesso la terza parte molto importante su cui ci dobbiamo concentrare quando si parla di pasta madre è proprio la farina. La farina è uno degli elementi, è uno dei punti più importanti per quanto riguarda lo sviluppo di qualsiasi tipologia di impasto o di qualsiasi cosa abbia a che fare con gli impasti. E alla fine la pasta madre è come se fosse un impasto, come se fosse un preimpasto, una pasta di riporto, ok? È molto importante tener conto del discorso delle farine. Le farine sono molto importanti sia per la gestione del lievito e sia per fare gli impasti utilizzando il lievito madre. È molto importante tener conto della conoscenza delle farine quando si va a sviluppare tutto questo, perché tenendo conto delle farine riusciremo ad avere un giusto bilanciamento del nostro impasto senza rischiare di avere uno sfaldamento dell'impasto e senza avere impasti che appunto non svilupperanno per niente. Quindi la parte della farina è il terzo componente importante quando appunto andiamo a parlare di pasta madre dall'inizio, ma non solo dall'inizio, ma anche quando poi si va a fare un impasto e si va a chiudere per qualsiasi tipologia di prodotto da voler fare, sia per prodotti natalizi che appunto pane, pizza o quel che sia. È molto importante tener conto di questo terzo fattore, perché trattare l'argomentazione della pasta madre senza correlarla al discorso della farina potrebbe portare delle problematiche nel momento in cui andate a fare i vostri impasti e le vostre preparazioni. Anche perché ricordatevi sempre che quando andate a fare un impasto dove aggiungete pasta madre all'interno, questa pasta madre, oltre a raccogliere, oltre appunto ad avere internamente a sé una grossa parte microbiologica, ha anche parte di farina utilizzata per il suo mantenimento. Giustamente la pasta madre, quando la inseriamo all'interno di un impasto, non trasporta con sé solo i microrganismi, ma anche la farina utilizzata per gestirla fino ad oggi. E quindi è molto importante fare la scelta giusta anche per la farina da utilizzare per i rinfreschi della nostra pasta madre. Poi, ovviamente, un'altra cosa molto molto importante per quanto riguarda il controllo e per quanto riguarda la gestione della nostra pasta madre è l'acidità stessa, di cui abbiamo parlato anche prima, ma l'acidità va tenuta a bada e soprattutto va tenuta sotto controllo, sempre, perché tenere sotto controllo l'acidità ci dà sicurezza e certezza di dove si sta avviando la nostra pasta madre. Sappiamo bene che non è una cosa obbligatoria avere un pH-metro, però è sempre buono poter tenere sotto controllo tutti gli sviluppi
e tutti i miglioramenti che ha la nostra pasta madre nel percorso della sua evoluzione, dei suoi sviluppi. Il piacametro è molto importante perché ci affianca durante tutti i percorsi di sviluppo e di preparazione di prodotti fatti con pasta madre oppure della pasta madre stessa. È molto importante tener conto dell'acidità, perché l'acidità è la parte veramente più importante quando si va a sviluppare un impasto con pasta madre, perché l'acidità andrà ad influire su quello che sarà il pH generale dell'impasto. E se andiamo ad influire sul pH generale dell'impasto, potremo agevolare, potremo indebolire o potremo anche avere una qualità pazzesca, mostruosa del nostro prodotto. Quindi fate molto conto al discorso del pH, perché è veramente un punto fondamentale dello sviluppo della pasta madre e del nostro impasto. Tornando al discorso del periodo natalizio, perché adesso abbiamo detto quelli che sono i punti focali della nostra pasta madre. Anzi, prima di entrare nel discorso natalizio, degli invitati natalizi, a cui voglio dire giusto qualche cosina anche su quello, poi ci sarà il webinar dedicato a quello, fate presente anche il discorso, fate molto mente locale del discorso di come gestire una pasta madre. Perché la gestione della pasta madre è molto importante, perché determina l'andamento e lo sviluppo della pasta madre stessa. Ogni gestione ha la sua particolarità, ha le sue dinamiche e ha le sue angolature. Perché scegliere di gestire la pasta madre in acqua e perché decidere di gestire la pasta madre a secco? Sono due modalità differenti, ma che ha ognuna di loro una funzionalità. Sappiamo bene che tantissimi utilizzano la gestione in base alle esigenze, in base alle situazioni, un po' in un modo, un po' nell'altro. Noi, il nostro compito sta nel capire perché e quando utilizzare quella tipologia di gestione e quando non utilizzarla. Questa è un'altra cosa molto, molto importante. Detto questo, ragazzi, entriamo nel discorso natalizio, dove appunto noi andiamo ad utilizzare la pasta madre per fare i nostri prodotti. Nel discorso natalizio voglio dare alcuni spunti, alcuni consigli molto importanti che riguardano il fatto di dover lavorare in pasti dove dentro ci sono moltissimi ingredienti. La diversità tra il panettone e fare il pane con la pasta madre è che nel panettone ci sono più ingredienti da metabolizzare e da legare all'interno di tutta la composizione dell'impasto. Quindi se dalla parte del pane abbiamo un po' più di semplicità nel fare l'impasto, nell'impasto del panettone abbiamo più difficoltà perché dobbiamo gestire tutti gli ingredienti che ci sono dentro. E mi raccomando, fate attenzione a non indebolire troppo le farine quando le utilizzate per fare i vostri impasti, perché se le andate ad indebolire troppo, rischierete poi di non poter mantenere all'interno i gas e di non poter sviluppare internamente le strutture che state cercando di voler avere del vostro prodotto di lievitato. Ma detto questo, voglio lasciarvi con un piccolo, diciamo, punto di domanda, anche di riflessione in merito a tutto questo discorso. E faremo il webinar inerente a quello che sarà il grande lievitato. Io mi raccomando, vi invito ad iscrivervi sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc ed entrare a far parte del nostro gruppo privato su WhatsApp per rimanere sempre aggiornati dei nostri appuntamenti ed eventi accademici settimanali. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sia sui canali social, e sia nel nostro gruppo privato su WhatsApp che la settimana prossima con il nostro nuovo appuntamento settimanale webinar. Mi raccomando, fate qualche storia sui vostri canali social, taggate l'Accademia Nazionale Pizza Doc e me, ritaggeremo tutte quante le vostre storie e noi ci vediamo la settimana prossima nel gruppo o sui social. Ciao a tutti, ragazzi!